Lo sciopero sociale indetto dai sindacati Cobas e dagli studenti si è fatto sentire anche a Lucca. Un corteo di quasi 500 persone, composto nella stragrande maggioranza da studenti, ha percorso le strade del centro storico lucchese per dire no alle politiche del governo Renzi e dell'Unione Europea, al Jobs Act, alla legge di stabilità e al piano di riforma della scuola. Questa è una, come in tutta Italia, è una manifestazione sia degli studenti, delle realtà sociali auto-organizzate, dei COBAS e degli altri sindacati di base. È un processo che è in corso da molti mesi per arrivare a questa mobilitazione contro la politica economica del governo Renzi e il progetto della buona scuola, che in realtà distrugge la qualità della scuola pubblica. In realtà la manifestazione è diventata poi il contenitore un po' caotico di una serie di proteste, sia di ambito locale che nazionale. Il corteo, controllato dalle forze dell'ordine, è partito da Piazzale Verdi. Al passaggio sotto Palazzo Orsetti qualche coro contro il sindaco Tambellini, reo secondo i manifestanti di non concedere spazi al movimento giovanile lucchese. Ripetuto più volte un coro anche contro il Partito Democratico, con tanto di bestemmia all'interno dello slogan. Tra i luoghi dove il corteo si è fermato, il liceo artistico di Via Fillungo, scuola dove è in corso la protesta degli studenti. Qui alcuni manifestanti hanno anche acceso dei fumogeni e dopo qualche minuto la manifestazione è ripresa senza incidenti. Sosta anche davanti a Porta dei Borghi, con cori contro i fascisti, evidentemente rivolti contro la sede del movimento Casa Pound che si trova più avanti. Il corteo non è stato fatto avvicinare oltre e a scopo precauzionale in via Rosi erano comunque schierati degli agenti in assetto antisommossa. A Palazzo Bernardini, altra sosta con l'episodio più movimentato della mattinata, il lancio di alcune uova contro il portone della sede di Confindustria. I manifestanti hanno acceso anche qui i fumogeni ed hanno appeso uno striscione davanti al portone con la scritta «Meno profitti, più diritti». Poi la manifestazione si è conclusa in Piazza Grande, davanti al Passaglia, con l'esposizione delle richieste dei manifestanti al governo. Più risorse a favore della scuola pubblica e assunzione dei precari.